Oggi è un giorno importante, ma deve passare il messaggio che anche il resto dell'anno, tutti gli altri giorni devono essere importanti per la battaglia contro la violenza sulle donne. Sì, oggi è un giorno importante, però è anche vero che dobbiamo combattere questa violenza di genere, la violenza domestica tutti i giorni. E, oggi qui parleremo delle donne, delle conquiste ottenute dalle donne nel corso degli anni, del loro coraggio, della loro resilienza, ma anche delle sfide che ci attendono per raggiungere una piena parità di genere. Vedo che ci sono vari sportelli, un numero di telefono, anche su WhatsApp, insomma, aumentano le possibilità per chiedere aiuto. Aumentano le possibilità poiché aumentano anche i casi purtroppo di violenza anche nella nostra provincia. Ci sono dati precisi in tal senso? Ci sono dati precisi e nel primo semestre le donne fino diciamo ad agosto 2022 le donne assistite dal centro erano 48, negli ultimi 4 mesi del 2022 ci sono state ulteriori 26 donne, quindi in totale quest'anno abbiamo avuto 74 accessi anche con minori a carico. E per quanto riguarda la casa Maia, la casa rifugio, abbiamo avuto un totale di 6 accessi di donne, di cui 2 straniere con minore a carico.